Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi a portarvi un video che potrebbe tranquillamente essere molto utile a tutti voi. Prima di iniziare vi ricordo di andare a vedere il video di ieri, che è un video in cui vi mostro un'azione super growth dove sono entrato e tra l'altro ragazzi cerchiamo di arrivare, facciamo intorno ai 100 likes su questo video qua e domani molto probabilmente vi porterò un'altra azione, non growth come quella di ieri, ma un'altra azione molto interessante che ha grandi potenziali di crescita per i prossimi anni. E quindi, ragazzi, se siete interessati, passate al video di ieri e lasciate un bel like. Partiamo subito. Oggi voglio mostrarvi quelli che sono i dividendi che andrò ad ottenere durante il 2021. Considerate però che non sono in realtà i dividendi che effettivamente riceverò, perché sostanzialmente i dividendi vengono annunciati ogni trimestre, appunto quando escono le trimestrali delle società, quindi i dividendi si aggiorneranno. In realtà, se io mi baso sui dati attuali, questi effettivamente sono i dividendi che riceverò, ma in realtà secondo me saranno molto più alti. Considerate che secondo me più o meno i miei dividendi aumentano all'incirca del 10% ogni anno, all'incirca come tasso medio di crescita. Quindi sostanzialmente, se proprio volete avere una stima buona sui dividendi, considerate che il totale che vi dirò dovete, secondo me, aumentarlo del 10% all'incirca. Poi può essere un pelo di più, un pelo di meno, ma secondo me in linea di massima dovrebbe essere intorno a quell'importo lì. Ho anche preparato un grafico in cui vi mostro quella che è la percentuale dei dividendi che otterrò sul dividendo totale. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dei dividendi attuali che riceverò, 22 dollari saranno di JP Morgan e questi 22 dollari corrispondono all'8% dei dividendi totali che otterrò. Infatti, come potete vedere, i dividendi attuali che otterrò nel 2021 in dollari saranno all'incirca 271,97. In euro sono all'incirca, in base al cambio, il cambio attuale è 1,20 e si aggiorna in automatico, dovrebbero essere all'incirca intorno ai 225 euro. Io vi dico l'importo lordo semplicemente perché le tasse le andrò a pagare durante la dichiarazione dei redditi, quindi non posso dirvelo, non saprei dirvi effettivamente se andrò a pagarle, se sarò a credito o altro, quindi sostanzialmente non vi dico nulla. Sostanzialmente dovrebbe essere intorno al 26%, però vediamo. Detto questo, possiamo vedere come la maggior parte dei dividendi li ricevo appunto da queste prime, diciamo, 10 posizioni che corrispondono a JP Morgan, 22 dollari, Enterprise Product Partners, dove sto già guadagnando il 30% e riceverò ogni anno praticamente sul mio capitale investito 10% dei dividendi. Infatti riceverò un dividendo all'incirca di 1,80 su un prezzo di 17,65 dollari, che è il prezzo a cui sono entrato io. Attualmente l'azione quota 22, quindi sto guadagnando veramente tanto. Considerate che appunto il 30% più di fatto il 10% annuo, che appunto il profit loss non considera, quindi è tantissima roba. Coca-Cola riceverò 14,76 dollari, che corrisponde al 3,37% sul prezzo attuale, quindi un dividend yield del 3,37%, ma sul mio investimento del 3,61%, perché appunto io ho comprato Coca-Cola a un prezzo più basso. Riceverò anche poi 14 dollari da WestRock, 14 dollari da People's United Financial. Facciamo così, ve lo aumento un pelo così vedete meglio. Sì, riuscite a vedere tutto. Poi riceverò da Enbridge 14 dollari, che è tanta roba. Da Gazprom riceverò 13 dollari, da Intel 11, ma sostanzialmente questi qua secondo me aumenteranno tutti il dividendo. Non so se del 10%, perché il 10% è tanto, però secondo me qualcosina lo aumenteranno. Ovviamente tutte le azioni tech lo aumenteranno di tanto, cioè immagino che Apple aumenterà tanto il dividendo o magari Electronic Arts, che tra l'altro ha iniziato a dare il dividendo quest'anno, quindi benissimo. Io l'avevo presa quando non rilasciava dividendi. Va bene, ha iniziato a darlo, quindi molto bene. Nvidia secondo me lo alzerà di molto. Altre che potrebbero alzarlo, magari NetEase, che fa videogames. Applied Materials potrebbe aumentarlo. Logitech secondo me lo aumenterà sicuramente. Microsoft lo aumenterà sicuramente, anche perché hanno tutti payout ratio molto bassi, quindi a mio avviso lo aumenteranno praticamente al 100%. Come vedete, ho cercato anche di diversificare molto le entrate da dividendo, perché considerate che ai prezzi attuali io ho un dividend yield del portafoglio dell'1,43%, però dovete considerare che sul capitale investito, cioè effettivamente i soldi che ho depositato io e investito io, ho un dividend yield dell'1,9%.
perché ovviamente potete vedere che il mio profit loss attuale è all'incirca del 36%. Quindi, ad esempio, l'anno scorso ho ricevuto i dividendi per 129 dollari perché, uno, ho fatto un piano di accumulo, quindi non è che avevo subito i soldi investiti. Due, ho iniziato ad investire ad aprile. Quindi quest'anno sarà effettivamente il primo anno che ricevo tutti interi tutti i miei dividendi. Quindi quest'anno potrebbe già essere indicativo. Come vi dicevo, il mio obiettivo è arrivare entro, facciamo 2 o 3 anni, a ricevere anche 1000 euro di dividendi. Perché appunto, come vi dicevo, il mio obiettivo è ricevere di fatto una tredicesima. Essendo che io non lavoro da dipendente, non ho la tredicesima e quindi ho bisogno di crearmela da solo. Quindi ho bisogno di avere un flusso di cassa entrante costantemente, perché il mio portafoglio è un portafoglio che tendenzialmente cerca di crescere nel lungo periodo, ma ha bisogno anche di un flusso di cassa, perché nel caso in cui ci fossero dei crolli, avrei bisogno di avere un po' di liquidità per reinvestirla durante i crolli. Quindi, secondo me, il dividendo è una buona occasione per farlo e un dividendo dell'1,9% sul mio capitale investito è tantissima roba. Io cerco sempre di tenerlo intorno al 2, è ovvio che è difficile perché ho tante azioni che crescono e quindi per farlo reinvestono gli utili. Ad esempio, le ultime che ho acquistate, come vi dicevo, sono Square. Poi ho acquistato Salesforce che non rilascia dividendi. Ho acquistato Fortinet che non rilascia dividendi. Quindi Etsy che non rilascia dividendi. Quindi le ultime che ho acquistato appunto non rilasciano dividendi e quindi sostanzialmente è un po' più difficile mantenere un dividendo del 2%, però ci proviamo e nel caso comunque vi farò sapere. Considerate che io il portafoglio ve lo faccio vedere ogni trimestre, quindi se avete piacere potete vederlo ogni trimestre durante un video oppure se avete piacere di abbonarvi potete farlo tramite il primo link in descrizione o con il tasto abbonati di fianco al tasto iscriviti e grazie a quello potrete vedere ogni momento della giornata e della settimana, potete vedere il mio portafoglio in tempo reale, quindi i nuovi acquisti. Comunque ho fatto un video in cui spiego gli abbonamenti, mi pare 2 giorni fa, quindi se ve lo siete perso dura 5 minuti, è tutto spiegato lì e diciamo che avete un quadro completo. Nel momento in cui riuscirò a capire qualche azione che rilascia dividendi e che cresce a degli ottimi ritmi, penso che mi butterò un po' più sui dividendi, perché come vi dicevo, ho bisogno di avere un flusso di cassa. È da un po' che sto acquistando azioni un po' growth e quindi sto lasciando appunto, come vi dicevo, la parte un po' dividend, ma diciamo che terrò un occhio di riguardo. Detto questo, ragazzi miei, io spero che questo video qua vi sia piaciuto. Lasciatemi un like, un commento e niente, raga. Mi raccomando, lasciate like sotto questo video qua che domani vi porto un'altra azione molto interessante e vi spoilerò già una piccola cosa, inizia con la C. Quindi magari sotto nei commenti provate a dire qual è, secondo voi, quell'azione lì che vi porterò domani, se appunto questo video qua raggiunge i 100 likes. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video qua vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi, ci becchiamo al prossimo video.